Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video con Marcone. È la terza volta che rifaccio questa clip, abbiate metà. Buongiorno a tutti, oggi lunedì, Marcone è venuto a suonare alla mia porta, si sta scaldando alle 9:30 e mi ha detto andiamo ad allenarci in una palestra veramente seria. Siamo qua da Davide Gariboldi, la sua palestra veramente bellissima, si chiama Extreme Fitness ed è tutta Hammer Strength, completa Hammer Strength. Cosa ne pensi? Palestra seria, molto seria. Ha fatto un allenamento anche Danny qui tempo fa, vi consiglio di andare a vederlo perché è veramente molto semplice ma molto carino. La struttura ve la farò vedere in qualche clip più avanti perché veramente merita davvero tanto. Qua nella Monza Brianza non ce ne sono così belle. Oggi seguo il workout di Marcone, lui fa spalle, si sta scaldando, devo iniziare a scaldarmi anch'io. Ah, precisiamo, lo so che siete qua per vedere la reazione del chirurgo, arrivo più avanti. Ah, è la seconda volta che faccio questa clip, basta. Allora, oggi partiamo con l'allenamento di Marcone, spalle, partiamo con una multi power, 5 serie per 10, 8, 6, 6, 6. Esattamente. Ok, ci siamo, proviamo, ci siamo, vediamo. Vai. Tre serie e sono già scoppiato. Big sta usando 40 kg per parte più di me ed è meno morto di me. Ragazzi, tanta stima per Mike perché sta spingendo come un cane. Smettila di fare il modesto, tamma. Visto che anche Marcone sta facendo un video appunto che andrà sul suo canale e non voglio portare contenuti uguali, facciamo così, trasformiamo questa motivazione, no, cazzo, trasformiamo questo video in un motivazionale. Marcone che viene a mangiare a casa mia i suoi ben 120 grammi di riso, purtroppo senza paprika perché lui non può usare le spezie, e 180 grammi di pollo con un pochino di olio. Usate la paprika fumicata sempre. Per me invece abbiamo 180 grammi di petto di pollo non male fatto in umido, 80 grammi di riso basmati se la fotocamera non s'appanna, e poi abbiamo un po' di finocchi con spezie senza olio, e qua volendo del crauti, ma non penso che lo mangerò perché è già troppo, per cui al top di gamma. Buon appetito. Ah, momento tecnologico, sto facendo provare a Marcone Fortnite perché lui gioca sulla Play 4 a 30 frame al secondo. Adesso lo sto facendo giocare col computer a 100 frame al secondo in modalità ultra e guarda come si sta divertendo. Ok. Un bambino felice. Mi sa che la clip di prima è venuta un po' diversa dal solito, cioè con una qualità peggiore perché purtroppo avevo sbagliato le impostazioni della telecamera e me ne sono reso conto adesso. Comunque aggiornamento, sarà sicuramente il titolo del video, per cui avrete capito che sto andando dal chirurgo. Sto andando a fare la visita dopo circa 30 giorni che non ne faccio una. Sono passate le feste, sono cambiate tante cose perché appunto ho iniziato a fare del cardio dopo che me l'aveva detto, e ho iniziato appunto anche a fare un po' di movimento in palestra. Sto spingendo, però voglio rassicurarvi, curare tutte le persone che non sto spingendo ad ammazzarmi. Anche quello che vedete comunque sia non è mai ovviamente forzato fino all'estremo, perché davvero comunque non riesco. Cerco sicuramente di allenarmi intensamente, però lo faccio utilizzando il cervello. Qualora sentissi, e non è ancora stato il caso, anche solo un pizzicore a livello addominale, sicuramente mi fermerei. Sono curioso di sentire la sua reazione e sicuramente mi romperà le scatole, però vedremo se riuscirò a mettervela in video.
Puoi dare un'occhiata alla faccia? Subito? Sì. Perché adesso mi incuriosisci. Non sei ancora quello quando ti ho conosciuto, però non sei quello dell'ultima volta. Fisicamente dice? Ah sì, no, quello sicuramente. Ho iniziato dopo Natale a muovermi un po'. Non ti mette nelle condizioni di farti rimproverare. Il minimo mi dovrà rimproverare per forza. Con l'occasione, diciamo, di dopo Natale, di riprendermi un pochino dopo le feste, ho iniziato a muovermi un po' in palestra in maniera differente, nel senso, non solo con del cardio, però anche con dei leggeri movimenti che poi sono diventati dei sovraccarichi. Ho detto, provo almeno a muovermi qualcosa con pesi ridicoli, veramente ridicoli, solo ed esclusivamente a livello di movimento. Mi sono mosso un po' e per tutta la settimana ho provato ad andare in palestra sempre in maniera continuativa, comunque muovendomi piano, muovendo dei sovraccarichi comunque leggeri, con cognizione. Sinceramente non ho avuto nessun tipo di problema. Sono completamente certo di questa cosa, ma perché vedo che rispondo bene a quelli che sono i movimenti che poi sono divenuti allenamenti, salvaguardando comunque esercizi che implicano una forte contrazione addominale, per cui salvaguardarli vuol dire escludendoli. In queste praticamente 2 settimane e mezzo, 3 settimane ad oggi, mi sono ritrovato ad allenarmi, non dico come prima, perché comunque non è come prima, questo è garantito. Non esercizi multiarticolari impegnativi complessi sul retto addominale, però esercizi prevalentemente di concentrazione, come fosse per esempio un classico curl con manovre solo ed esclusivamente per il bicipite, con nessuna tipologia di problema. Guardando me stesso dicevo, è vero, devo salvaguardare quello che è il lavoro, senza alcun dubbio, e devo stare distante da questo secondo l'ottica del chirurgo, però onestamente il mio feedback personale è stato... Io penso che tu le cose le fai bene. Che sai fare le cose, se hai un giusto contatto con il tuo corpo, quindi il tuo corpo lo senti, non mi trovi favorevole. Cioè, la tua è un'attività che poi presuppone un incremento. Chiaro. Che tu sei in grado di farlo per 6 mesi in questo esercizio. Non devi aspettarti l'evento traumatico, ma è questo micro traumatismo che non ti causerà mai l'evento drammatico, che a lungo andare. Questo addome lo sento. Io, guarda, è la cosa che mi dispiace di più dirti, ok? Perché capisco che ti metto in una situazione di estrema difficoltà, però non ti vorrei bene se tu, come paziente, se io ti dicessi senza grado, no? E voglio dire, e tieni conto di una cosa, che io sono coerente rispetto a quello che ti ho detto 2 mesi prima dell'intervento. Non me lo sto inventando oggi. Io ti do gli strumenti concettuali perché tu ti possa agire nel tuo interesse, nel modo migliore. Poi magari tu riuscirai a scoprire con la tua capacità un modo per infastidirlo meno possibile. Però io posso solo dirti quello che devi fare e quello che non devi fare. Poi sei tu l'artefice. Quel che posso io sentire del mio corpo, che poi può essere sicuramente differente rispetto a quel che una persona esterna, senza un interesse labile all'interno, può percepire, mi consente di continuare senza problemi. Poi è chiaro che, uscito da questa porta, sicuramente con una maggiore cognizione di tutto quanto, prenderò le cose più con calma, magari. Dopo un'ora di allenamento la pancia non si gonfia. Nessun genere di problema. Poi adesso io non ti sto consigliando, perché sennò, voglio dire, non ti sto dicendo quello che devi fare. Io sono stato già chiaro su quanto tu non dovresti fare. Sì, sì. No, fino a questo. Però voglio dire, se nessuno te lo impedisce o è in grado di impedirtelo. Allora io la pancia la vedo bella, la vedo tirata, asciutta, niente da dire. Io sono obiettivo. Io infatti. Se tu mi avessi detto. Non mi sono mai allenato. Io la pancia l'ho migliorata. Esatto, ma è la verità. Non vediamo il muscolo. A questo proposito le chiederei magari di prescrivermi un'ecografia. Non è così. Io penso che lui le faccia con criterio. No, certo. Questo senza dubbio. Perché se intuisse che dopo una seduta di palestra ha dei problemi, non penso. Ma non continuerei, cioè adesso, ma con tutta la consapevolezza del fatto di danneggiare un'operazione. Il fatto che io approvi il tuo approccio. No! Nel fare le cose. Questo non l'ho mai voluto. No, io sto approvando il tuo metodo, ma non sto approvando quello che stai facendo. Cioè tu stai facendo una cosa che io non condivido, ma capisco che il criterio che tu stai adottando
ha un certo senso, cioè tu finisci l'allenamento e la pancia non è minimamente sollecitata. Non è gonfia, non si è modificata. Assolutamente, questo glielo garantisco. Beh, lei che speranza aveva di tenerlo fermo un anno? Speravo e pensavo di sì, l'ultima volta mi è venuto occhio a dubbio. Non posso dire che sei stato bravo sino a qualche giorno. Qualcosa ti deve dire, È giusto, però me lo aspettavo questo cazziatore. No, comunque sei stato un buon paziente, in termini assoluti sei stato bravo. Ok, direi che avete capito com'è andata. È chiaro che il chirurgo non condividerà mai quello che sto facendo, perché la sua professionalità lo porta a consigliarmi di evitare di sforzarmi in qualsiasi modo, di lasciar guarire al meglio la cicatrice del retto addominale per poi poter riprendere senza nessun problema. Non sa lui tutto quello che c'è dietro in realtà all'andare in sala pesi, non sa che non è solo una questione di miglioramento fisico, ma anche, ve lo ripeto, una questione lavorativa, ma principalmente mentale, perché rimanere fermo non era più una alternativa valida per me. Stavo iniziando a implodere internamente, a lasciarmi andare anche con l'alimentazione, non ero più stimolato a fare niente. Questo rientro mi ha invece rivoluzionato e mi ha fatto partire l'anno nuovo davvero alla grande. Una cosa che voglio che capiate fino in fondo è che però non farei mai volontariamente qualcosa che potrebbe danneggiare l'esito dell'operazione. L'attività in palestra è soggetta a rischio, questo è chiaro, però almeno per quanto attiene alla mia sfera di volontà, al mio controllo, non farei mai niente che potrebbe davvero rovinare tutto quanto. Mi prendo ovviamente le responsabilità delle mie azioni, ma non invito nessuno a emulare quanto sto facendo. Basta così, direi che si può concludere qui il video, che è arrivato anche abbastanza lungo. Spero davvero che vi sia piaciuto, un motivazionale così bello, così potente non mi capitava da tanto, anche grazie a Marcone che mi ha aiutato nelle riprese. Vi metto il suo canale in descrizione, per favore andate ad iscrivervi perché torneranno veramente tanti bei video. Supportate sempre Creators e noi ci vediamo appunto in un prossimo video.